Davide. Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: non viene forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna, e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie? Quindi voleva coprire il suo peccato. Per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai cosa simile. Davide disse a Uria: rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. Capite? L'ubriachezza fa togliere l'intelligenza, la volontà, e rimane in balia dell'istintività. La sera Uria uscì per andare a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide, e perì anche Uria Ittita. La moglie di Uria saputo aspetta, che Uria suo marito. Aspetta, versetto 26. 26, aspetta. La moglie di Uria. Sì, forza via. La moglie di Uria, saputo che Uria suo marito era morto, fece lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'aggregò alla sua casa. Ella diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Sì. E rimane così. E rimane col peccato. Aspettiamo la sua conversione. Ad ogni peccato c'è la misericordia di Dio oppure qualcosa di grave. E noi sappiamo chi è il Signore. Andiamo responsorio. Tu hai colpito di spada Uria Littita e ti sei preso sua moglie. Perché hai spezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Quindi il peccato è disprezzare la parola di Dio, disprezzare Dio stesso. I comandamenti sono le vie che il Signore ci dà, che dobbiamo seguire, perché purtroppo per debolezza noi cediamo. Andiamo verso altre strade, però la misericordia di Dio è grande. Sì. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Non uccidere, non commettere adulterio. Perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Adesso la catechesi. Chi viene? Sì. La comunione prima. Sì, confesso a Dio onnipotente. E a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati, vi conduca alla vita eterna. Amen. Dio onnipotente e misericordioso vi conceda l'indulgenza, l'assunzione e il perdono dei vostri peccati. Amen. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Amen. Convertiti nel tempo favorevole. Convertirsi di là. Sì, inversione di marcia. Ci accorgiamo di aver sbagliato, ritorniamo nella retta via. Se vi è qualcuno schiavo del peccato, si disponga per mezzo della fede a rinascere libero nell'adozione filiale. Ecco, c'è sempre una promessa, la libertà, dato che il peccato ci rende schiavi. Schiavi. Guardate, il peccato porta all'autodistruzione di sé. Tutti i peccati, lontani da Dio, portano all'autodistruzione di sé.
quella parola che, si, che veramente è orribile, suicidio, suicidio. Il peccato porta alla morte dell'uomo, dando il preludio della morte è la tristezza, lo scoraggiamento, l'angoscia, le divisioni, i sospetti e le chiusure. Non vuole vedere nessuno, si chiude in se stesso, nell'egoismo. E dopo aver abbandonato la pessima schiavitù dei peccati e aver conseguita la beata schiavitù del Signore, si è stimato meritevole di ottenere l'eredità del Regno Celeste. E così la schiavitù di Cristo è la vera libertà. Per mezzo della conversione, spogliatevi dell'uomo vecchio che si corrompe dietro i desideri ingannatori, per rivestire l'uomo nuovo che si rinnova conforme alla conoscenza di colui che lo ha creato. Attenzione, corrompe, significa, la corruzione significa essere verminosi, cioè corrotti. Cioè dire, sentite la puzza della morte. Guardate, ecco per quale motivo c'è quel capitolo famoso di Varese, al capitolo 4, della seconda lettera ai Corinzi, che parla di Gesù come il profumo di vita, e chiunque profuma di vita di Cristo diventa anche odore di morte per la morte. Quindi odore di vita per la vita, per quelli che sono di Cristo, odore di morte per la morte, per quelli che sono lontani da Dio. Cioè dire, il contrasto, la contraddizione, perché Gesù è venuto per la vita, chi lo rifiuta è per la morte, si rovina, rovina se stesso. Per questo quando c'è in famiglia qualcuno che non crede, questo ragazzo, questa ragazza è a rischio. Però la preghiera costante e l'esempio della mamma e di papà sono un richiamo fortissimo a quella pace che riverbera dal cuore di papà e della mamma. Quella pace li richiama ad una nostalgia di pace e di serenità. È il capitolo 2 della seconda lettera ai Corinzi, versetto 14. Sì, leggi. Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. Basta così, grazie. Allora, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Acquistate attraverso la fede il pegno dello Spirito Santo, perché possiate essere accolti nelle dimore eterne. Quindi tutto inizia con la fede, tutto inizia con la parola di Dio, la parola di Dio che genera fiducia. E la fiducia genera l'amore, e l'amore genera la speranza. Forza. Accostatevi al mistico contrassegno perché vi si possa distinguere bene fra tutti. Siate annoverati nel gregge di Cristo, santo e ben ordinato, così che posti un giorno alla sua destra possiate ottenere la vita preparata come vostra eredità. Quelli infatti ai quali rimane ancora attaccata come fosse una pelle la ruvidezza dei peccati prendono posto alla sinistra per il fatto che non si sono accostati alla grazia di Dio
che viene concessa per Cristo nel lavacro di rigenerazione. Non è solamente il battesimo, poi è il sacramento della penitenza, che è il sacramento del perdono. Sì. Certamente non parlo della rigenerazione dei corpi, ma della rinnovata nascita dell'anima. I corpi, infatti, non sono generati per mezzo dei genitori visibili. I corpi, infatti, sono generati per mezzo dei genitori visibili. Le anime, invece, vengono rigenerate attraverso la fede. E infatti, lo spirito soffia dove vuole. Lua. Allora, se ne risulterai degno, potrai sentirti dire: bene, servo buono e fedele, sempre che tu sia trovato esente nella coscienza da ogni impurità e simulazione. Se dunque qualcuno dei presenti pensa di tentare la grazia di Dio, si inganna da se stesso e ignora il valore delle cose. Procurati, o uomo, un'anima sincera e priva di inganno per colui che scruta mente e cuore. Il tempo presente è tempo di conversione. Confessa ciò che hai commesso, sia con la parola che con l'azione, sia di notte che di giorno. Convertiti nel tempo favorevole e nel giorno della salvezza accogli il tesoro celeste. Ripulisci la tua anfora perché accolga la grazia in misura più abbondante. Infatti, la remissione dei peccati viene data a tutti egualmente. Invece, la partecipazione dello Spirito Santo viene concessa in proporzione della fede di ciascuno. Ecco, in proporzione. Quindi la grazia, lo Spirito Santo lo ricevono solamente quelli che ascoltano la parola di Dio. Perché? Per quale motivo? Perché lo Spirito Santo non può compiere nulla in noi se noi non ascoltiamo la parola di Dio. La parola di Dio è la materia prima attraverso la quale lo Spirito Santo opera dentro di noi. Se non leggiamo la parola di Dio, come può lavorare lo Spirito Santo dentro di noi? Come se avessimo un artigiano che non ha gli strumenti e il materiale di lavorazione della materia che deve un pochino formare. Lo Spirito Santo ha bisogno di questa materia prima per compiere la sua opera grande, capolavoro. E difatti, siccome gli apostoli ascoltavano, vedevano, ma non capivano, Gesù ha dovuto dire questo: per ora non capite nulla, però quando vi manderò lo Spirito Santo prenderà del mio quello che ho fatto io, quello che ho detto io, e lui ve lo farà capire. Quindi la materia prima su cui lo Spirito Santo può lavorare è quello che ascoltiamo la mattina a lezione divina. Chi non ascolta la parola di Dio è un illuso, è un deluso. Non può essere cristiano, non può essere. Anche se uno fa la comunione, va a messa la domenica e poi l'omelia, non ascolta l'omelia, non la mette in pratica l'omelia, questo non è cristianesimo. Tu fai queste cose, ma non sei cambiato da quella parola che è creatrice. La parola di Dio ascoltata cambia la vita. Se non cambia la vita è perché hai azzerato la potenzialità della parola di Dio. La parola di Dio, come diceva Gesù, è come un seme. La parola di Dio allora ha un luogo dove deve cadere, deve entrare nel giardino del nostro cuore. E Gesù fa quattro categorie di persone.
ho quattro categorie di territorio. La parola è come il seme, può cadere nella strada che è tutta asfaltata, e nella strada asfaltata quel seme viene beccato dagli uccelli. Si è vanificata. Oppure sulle pietre, terreno pietroso, prende fa delle radici, poi secca e muore perché manca l'humus. Le spine, nei rovi dove c'è la preoccupazione del domani, preoccupazione del lavoro, preoccupazione di tante cose, tante situazioni particolari, e viene soffocata la parola di Dio. Dove la parola di Dio produce il 100 per 1? Terreno buono. Quando il nostro cuore viene tolto il peccato, cancellato la colpa, che si chiede perdono e si fa il proposito di ascoltare la parola di Dio. Posso chiedere una cosa? Mi è venuta quella che ha detto lei. Sì. Ma è anche la frequente confessione frequente, cioè il chiedere perdono frequente, anche questo fa irrompere, proprio irrompere prima o poi lo Spirito Santo. Benissimo. E il chiedere, l'umiliarsi a chiedere perdono, a riconoscere i peccati, questo apre la strada, proprio irrompe lo spirito, spalanca. Come sugli apostoli, come irrompe su Maria che è diventata madre, e fa madre anche noi. Sì. Fa madre anche noi. È una cosa, bisogna esercitarsi in questa confessione frequente, che non è un'umiliazione, è una grazia grandissima. Grazie. Che ci riempie il cuore. E chi l'ha provata? Qua un po' tutti penso che l'abbiamo provata, quelli che frequentiamo qua, quelli che piano piano lei ci ha scritto come dei bambini, come dei piccolini, tutti penso che sono d'accordo con questo, tutti sono d'accordo con questo. Grazie. Continuiamo, grazie. Se hai lavorato poco, riceverai poco, se invece avrai fatto molto, molta sarà la mercede. Quanto fai, lo fai per il tuo bene. È nel tuo interesse considerare e fare ciò che ti conviene. Se hai qualcosa contro qualcuno, perdona. Se ti accosti per ricevere il perdono dei peccati, è necessario che anche tu perdoni a chi ha peccato. Responsorio. Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo. Chi si confessa peccatore e si astiene dal male troverà indulgenza. Se riconosciamo i nostri peccati, Dio fedele e giusto ci perdona. Chi si confessa peccatore e si astiene dal male troverà indulgenza. Ecco. Grazie. Ogni mattina c'è sempre qualche sorpresa bella.